Buonasera. Buonasera. Si parla molto di una Roma che lei vuole cambiare o deve cambiare molto. In che cosa cambierà soprattutto per la partita di domani? Ma io mi auguro di vedere domani la Roma di Rotterdam, la Roma del primo tempo contro Verona, ma non il Chievo, l'Elas, e la Roma della partita contro la Juve, soprattutto quella delle 20-25 ultimi minuti. E io parlo di un tempo che una settimana fa, 10 giorni fa, non è lontano, per questo che sono fiducioso sulla possibilità della mia squadra, dei miei giocatori, di fare bene come l'hanno fatto veramente poco tempo fa. Una domanda anche per Liane, ciao, buonasera. Ha appena finito di parlare Montella, che ha rivolto un pensiero speciale anche per te, ed è stato chiesto di te, insomma, della tua prestazione, come poterti fermare, e lui ha risposto: gli farò trovare PlayStation e Nutella in hotel. Volevo sapere se avevi voglia di rispondere. Non lo so cosa posso rispondere veramente, però sicuramente ho fatto uno scherzo, ci conosciamo molto bene, allora ho fatto uno scherzo sicuramente. Luca Valdiselli. Volevo fare la stessa domanda a tutti e due. Mi sembra che quest'anno la Roma, il campionato, abbia quasi sempre avuto bisogno di uno shock per fare una grande partita. Che ne so, il secondo tempo contro la Lazio da 0-2, gli ultimi 20 minuti contro la Juve in svantaggio e con un uomo in più. Invece in Europa, tolta la partita contro il Bayern, ha quasi sempre fatto meglio, ha trovato più continuità. È così? Cioè, l'Europa tiene più alta la concentrazione, oppure sono solo io? Ma alla fine è solo una domanda per lei, per i giocatori. No, ma io penso che i primi 6 mesi abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato il nostro gioco, però ci sta un momento quando non va bene tanto, allora dobbiamo continuare sulla nostra strada, andare sempre bene e tornare sul nostro livello. E sicuramente che qualche partita succede che prendiamo gol, poi posso dire così, che sigilliamo e giochiamo meglio. Ma questo